Credetemi se vi dico che stanotte ho fatto fatica a dormire, e forse si vede dalla faccia, ma ieri sera, prima di andare a letto, ho letto uno di quei rumor che mette i brividi. Per quanto mi riguarda, però, in positivo. Se avete cliccato su questo video, sapete già di cosa sto parlando, e allora è giusto ricostruire la vicenda. Per farla breve, il primo indizio me lo ha dato Roberto Kinchero. Ho aperto Twitter, ho visto questa immagine, e allora è chiaro che c'è qualcosa sotto. Prima di andare avanti, però, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche, anche perché l'obiettivo è sempre lo stesso, trasformare il segmentino degli iscritti fino al 100%. E poi, vabbè, se vi va, seguitemi anche su Instagram, io provo a rispondere a tutti, non lo prometto, ma ci provo. Ed ora, come sempre, torniamo a noi, e torniamo a noi con quella che è una notizia bomba, se diventerà realtà. Per una questione mia personale di serietà e professionalità vi invito a prenderla con le pinze, anche perché negli anni scorsi se ne era in qualche modo già parlato e alla fine non successe nulla. E poi non posso dimenticare, purtroppo, la recentissima bufala di Fernando Alonso in Red Bull. Qualche anno fa, se non sbaglio nel 2020, ci fu anche un simpatico siparietto fatto di frecciatine tra Ferrari e Mercedes, che appunto si provocavano su questo ipotetico passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari. Insomma, frecciatine e provocazioni da divano e popcorn. Eppure, stavolta sembra che ci sia qualcosa di diverso alla base. Dopo il post di Kinchero, che per quanto mi riguarda è quasi una religione, questa notizia, questo accostamento tra Lewis Hamilton e Ferrari si è letto un po' ovunque, compresi Formula Passion e Motorsport. E allora stiamo a vedere che magari un semplice accostamento non possa diventare un match a tutti gli effetti. Il presidente della Ferrari, John Elkann, non ha mai negato apprezzamenti nei confronti del pilota inglese, così come Frederic Vasseur, dal canto suo, parla molto spesso con Lewis. E forse in pochi sanno che nel 2006 Frederic Vasseur fu il team principal di Lewis Hamilton in GP2 quando lui vinse il campionato del mondo sulla Art Grand Prix. Quindi è chiaro, è naturale e genuino che ci sia una stima profonda di base, corroborata poi dal fatto che Lewis in Formula 1 ne ha 27, o forse 8. Ora però la domanda sorge spontanea, perché mi metto nei vostri panni? Quindi, che cosa c'è di diverso rispetto alle altre volte? Ripeto, non è da oggi che si parla di Lewis in Ferrari. Bene, la risposta è duplice. Tanto per cominciare, sta tardando ad arrivare questo rinnovo tra Carlos Sainz e la Ferrari. Per carità, siamo a febbraio, il suo contratto scade a fine 2024, in realtà mancano ancora 11 mesi prima del termine. Però qui si tratta, fondamentalmente, di mettere insieme tutti i pezzi di questo puzzle. Puzzle che si compone di un'immagine in cui Lewis Hamilton ha sì un contratto biennale con Mercedes, 2024-2025, ma il 25 sarebbe un'opzione, sarebbe l'anno opzionale. Quindi se lui vuole, per quello che si dice, può interrompere la collaborazione con Mercedes alla fine di quest'anno. E poi, come dico sempre, in Formula 1 i contratti sono carta straccia, o quasi, nel senso che se una delle due parti vuole recedere, non ha senso per nessuno dei due forzare le cose. Tra l'altro, ulteriore pezzettino del puzzle, Carlos Sainz e suo padre, fresco vincitore di Dakar, non hanno negato di avere dei colloqui in corso, o comunque delle chiacchiere in corso con Audi. E non è un dettaglio. E poi nel frattempo ho sentito parlare anche di Aston Martin, quindi la cosa si fa interessante. Ora, Lewis Hamilton, secondo questi rumors, arriverebbe in Ferrari nel 2025, a 40 anni, e arriverebbe, realisticamente, dal mio personalissimo punto di vista, non per vincere il mondiale, ma per concludere una carriera più unica che rara in un team più unico che raro. Ovviamente, e sottolineo, ovviamente non sarebbe questione di soldi, ma solo di prestigio. Lewis, pensateci, non ha bisogno di questo, così come non ne avrebbe bisogno gente come Leclerc e Verstappen. Sono piloti che nella carriera hanno già guadagnato centinaia di milioni di euro. Queste scelte le fai di cuore, non di portafogli. Se invece stessimo parlando di un pilota di secondo piano, un Hülkenberg, un Magnussen, insomma, quella gente lì, il discorso cambierebbe, ma non è questo il caso. Il primo pensiero collettivo, qualora si realizzasse un po' il tutto, è che Lewis Hamilton a 40 anni non potrebbe essere il futuro della Ferrari, perché il futuro, chiaramente, è Leclerc. Ma è anche vero che se prendi un 7 volte campione del mondo, leggenda assoluta di questo sport, non solo hai tanto da imparare per quanto riguarda le sue capacità di messa a punto del mezzo, di guida, di esperienza, ma perché anche stai prelevando la punta di diamante
di un tuo competitors. Ok, Mercedes negli ultimi 2 anni ha avuto poco da insegnare alla Ferrari, però il discorso è chiaro. In cuor mio, sì, sono totalmente a favore di questo passaggio. Anche solo per mischiare le carte e vedere che succede. Stiamo parlando di un qualcosa che alla fine va al di là delle prestazioni e delle aspettative in pista, ma non la sto neanche paragonando ad una mera operazione di marketing. Pensateci, nessuno dei due ne avrebbe bisogno. Lewis Hamilton alla Ferrari sarebbe un po' come Cristiano Ronaldo alla Juventus. Sembrava impossibile, ma alla fine è successo. Della serie che, a volte, la realtà è più sorprendente della fantasia.